Grazie Presidente. Su questa variazione si è detto molto. In definitiva, abbiamo parlato delle modalità con cui questa variazione è approdata in aula. Abbiamo fatto delle osservazioni anche come maggioranza, condivise con l'assessore sui tempi per andare, diciamo, ad approvare questa variazione. Ovviamente, responsabilmente, come maggioranza, riteniamo necessario e doveroso procedere all'approvazione nei tempi stabiliti dalla legge che prevede che non si oltrepassi il 30 novembre come termine per la presentazione dell'ultima variazione nell'ambito dell'esercizio in corso. Per cui, accertando tra le altre cose che al di là di quello che si è detto, che si tratta di una variazione che sposta importi relativamente contenuti, mi riferisco al titolo primo su cui oltretutto c'è un utilizzo delle risorse oltre 5 miliardi prossimo al 100%, sposta solo una ventina di milioni con delle rimodulazioni. Per ciò che riguarda le opere, forse non è stato detto, sottolineare il fatto che in termini di variazione le opere che vengono in questo momento stralciate non possono trovare all'interno della, cioè non si è proceduto a una rimodulazione perché ovviamente essendo a novembre non trovano ricollocazione nell'ambito di questo esercizio, ma ovviamente non significa che queste opere non verranno realizzate e troveranno sicuramente spazio negli esercizi futuri. Quindi consegno all'Aula il voto favorevole del gruppo del Movimento 5 Stelle alla variazione numero 4. Grazie.